Bentornati ragazzi, qua è Leo di Futti della Channel e siamo qui con l'undicesimo episodio del nostro Skillando si impara. Il protagonista di questo episodio sarà Heltons Javier Gomez ed è l'ultimo giocatore argento di questa serie di Skillers. È sicuramente uno dei più interessanti, infatti 89 di velocità, 80 dribbling, 70 tiro, 72 di passaggio per un trequartista. Non è niente male, veramente. Naturalmente 5 stelle di mossa abilità, 3 stelle di piede debole. Ho deciso di metterlo in questa formazione, che è un 4-3-2-1, di nuovo, anche in questo episodio, insieme ad altri due skillers, Aldo Sari e Mastur. Una formazione veramente forte, pagata intorno agli 80.000 crediti se escludiamo gli skillers. E abbiamo Carlos Eduardo, che ha 4 stelle mossa abilità e 4 stelle piede debole, non ha statistiche incredibili, però comunque ci collega sia Aldo Sari sia Elton, quindi perfetto. E poi abbiamo un altro forza skiller, ovvero Hayden Konoplyanka, un nome veramente impronunciabile, però 4 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità, 92 velocità, 77 tiro, 80 passaggio, 84 dribbling. Veramente, veramente un'ottima carta quest'anno. In difesa troviamo due rocce come Benatia e Boateng. Boateng probabilmente è il giocatore più, cioè il difensore più forte di questo FIFA. Pagato solamente 50.000 crediti, quindi neanche tanto. Mentre in attacco troviamo Gamero If, che ha statistiche niente male. Comunque mi fa una doppia intesa con Konoplyanka. Meglio di Llorente sicuramente. Quindi questa è la squadra che andrà ad affrontare le prime partite in Divisione 6. Mentre nel prossimo episodio sbloccheremo Kishna, il primo oro, e anche il primo giocatore della Serie A. Quindi vedremo cosa riusciremo a inventarci, intanto giochiamo queste partite. Primo avversario di oggi, ha una liga con Cazorla. Quel Bifuma lì davanti che è veramente fortissimo, l'ho utilizzato per tipo due o tre partite, è una bestia, è veramente una bestia. Attenzione, subito, mamma mia, Sommer, bravo. No, via sta palla, non la tenete lì. Non c'è verso. Non può tirare con questa coordinazione. Chi è poi? Chi è sto stronzo? Profumo, di sicuro. No, non c'è verso. Non può lanciarlo così, è illegale. Meno male ha preso palo, meno male. Vai Kono, prendila. Bravo Kono. Vai per Gamero, per Aldo Sari. Tiraci Aldo Sari, my gold. Vai lì, subito per Aldo Sari. Tiraci Aldo Sari, così 1-1, 38esimo. Non male, dai, possiamo ancora vincere questa partita. Ancora per Aldo Sari. Buono Aldo Sari. Lotta. Buono così. Buono, è rientrato Aldo Sari. 1-1, doppietta di Salemme Aldo Sari. Ottima azione ancora. Ancora Dossari. Mamma mia, Dossari. Se li beve tutti. Il filtrante non funziona per Gamero. Qui c'è fallo, arbitro. C'erano due falli. Finisce qua il primo tempo su 2-1. Mentre l'L2 qui. No, guardate, è impossibile, non è gestibile sta cosa. Infatti, non so come in partita non mi dia noia. Però vabbè. Carlos Eduardo per Dossari. Dossari entra dentro. Una finta e qui c'è il rigore. Bravissimo Dossari. Batterà Elton, il protagonista di questo episodio. Elton, la botta a sinistra. Elton traversa. No, vai. No, non ci credo. Cosa fa? Tutta tua. Bravo. Bianca. L'1-2. Invece no, la palla va a Carlos Eduardo. Carlos Eduardo può rientrare. Buono lì. Va per Aldo Sari. Per una finta. Vai Aldo Sari. Bravissimo Aldo Sari. Vai di là. Buono. Vai ancora. Vai Konoplyanka. Konoplyanka chiude la sì. Con la deviazione. Ma fa benissimo. Il 3-1 al 90esimo. Che ci permette di vincere questi 3 punti. Vincere questa partita. Buono Konoplyanka. Dopo un'ottima partita di Aldo Sari. Veramente protagonista di questa partita. E finisce infatti qua. 3-1. 3 punti. Primi 3 punti nella divisione 6. Mentre come vedete l'L2 fa quello che gli pare. Sì, va bene. Vedrete più o meno i voti. Andiamo alla seconda partita. Ed ecco qua il secondo avversario, oggi è anche veloce a trovarli. Ha una Ligan con Mukanje, If, Buffal, Lukas, Lavezzi. Buono lì. Vai Elton. Elton da fuori. Subito con il tiro, va bene. Vai là sul secondo palo. Forse un po' corta, infatti va Elton. Che va bene uguale. Però un altro che molto bene. Per Elton si gira benissimo. Elton! 1-0. Ho avuto un po' di fortuna con i rimpalli. Ma Elton qui si gira veramente bene. Poi la scaraventa sul palo più lontano. 1-0 subito. Aldo Sari qui. Controllo di palla orribile. No. Vai, ce l'ho.
Fuori gioco? No, dimmi che è fuori gioco. No, non puoi fare lo sweaty goal così. Ah, secondo me era fuori gioco. E vabbè, 1-0. Ovviamente meritato, perché la prima azione che fa, nemmeno il primo tiro, la prima azione. Amastur. Aspettalo con Oplianka lì, buono. Vai con Oplianka. Bro, buono così. Ancora con Oplianka, con il ball roll con Oplianka. Golazzo di Oplianka, 2-1 al 23esimo. Via sta palla, oddio, un croco ha preso. Buono lì per Mastur. Vai Mastur, rientra. Mastur con le finte, ancora Mastur. Mastur! Tira meglio. Finisce il primo tempo, 2-1. Siamo in vantaggio, ma dobbiamo soffrire anche in questo secondo tempo. Buono qui Gamero. Vai Gamero, vai se, sei solo. Dai Gamero, dai Gamero. Tiraci una botta Gamero. Non c'è verso che l'abbia parata ancora Gamero. Fallo il gol. No, non puoi sbagliare due gol così. Fermati, bravo. Ancora Gamero. Buono lì. Dai con Oplianka. Con Oplianka con la botta. No, non può passare così. Non può passare così, l'ha sbagliata. È tirata alta. È tipo il primo tiro che fa nessuno tempo, eh. Grazie Ciccio, grazie. Dai due contro uno. No, mai. Questi corrono il triplo. Non c'è verso. Con Oplianka, ottima la finta, qui c'è il rigore. Arbitro, qui c'è la rigore. E finisce qua 2-1. Ottima vittoria, ottimi 3 punti. Ci portano a quota 6, in divisione 6. Questa squadra è molto forte. Il problema è un po' il centrocampo, sempre le due bloccato, perché è troppo offensivo. Quindi in difesa mi ritrovo un po' in difficoltà. Per fortuna abbiamo Boateng e Benatia, che riescono in qualche modo a arginare gli avversari. E adesso concentriamoci sull'ultima partita per oggi. Eccolo qua, l'ultimo avversario di oggi ha una lega russa veramente interessante, con Hulk, Witzel, Bussofa. Ancora con Oplianka. Vai, incrocia con Oplianka. Dai che non c'è il portiere. Invece c'è. Provala. Vai Gamero. Entra Gamero, il tiro deviato qua sul palo. Bel tiro di Gamero. Buono. Vai, ottimo. Vai, anticipa il portiere. Va deviata ma va dentro. Va deviata ma va dentro. 1-0. Ha segnato Gamero, penso. Sì, dovrebbe essere Gamero. Al 43esimo minuto, un ottimo gol di Gamero con un pallonetto che scavalca in qualche modo il portiere. Buono Dossari. Dossari incrocia. Oh, non si può sbagliare sto gol. Finisce anche il primo tempo 1-0. Esce il portiere, non so perché. Dai Gamero. Dai, ancora con Oplianka. Dai, tiraci. Fuori. No, questo era gol, questo ce lo meritavamo. Buono. Vai lì per Elton. Elton di prima. Che gol di Elton. Dove l'ha piazzata. Ed è il 2-0 al 77esimo, che forse chiude i conti, anche perché questi ultimi minuti si era reso un pericoloso un paio di volte l'avversario. Ma qui ottima azione di Aldossari, che poi fa questo filtrante per Elton, che di prima la piazza lì sotto il set. Buono con Oplianka. Dai, bravissimo. Vai ancora con Oplianka. Peccato con il destro, però ottima azione. E finisce qua la partita 2-0. Un'altra vittoria, quindi facciamo 3 su 3. 15.000 crediti in saccoccia, che ci portano il budget da 125.000 crediti. Veramente tanto, soprattutto con i prezzi bassissimi che sta avendo in questo momento FIFA 16. Ed io con il mio L2 bloccato, con Kishna scalpitante per il prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Ora mi casca il joystick, che vi ricordo come sempre: be yourself, stay ignorant.